Dirle bene, le dici male. Allora, se io dico que, la sto dicendo male. Que, que mi aiuta poi a cantare, capito? Capito? E devi pensarle bene alte. Allora, sì. E dove ora? Guarda, capito? Immagina che questa sia la voce. Se le due dita sono la voce, sì. Va bene? Allora, se io penso così, qua sembra che sto portando in alto, invece vedi dove va la voce? Va sempre più in basso. Quindi se io faccio qua, la voce sta scendendo. Quindi non sta salendo, ma sta scendendo. Sì. Penso di fare così, in realtà sto mandando giù. Questo non è scivolare. Non questo non si deve fare, capito? Sì. Quindi se la voce è qua, allora se tu fai meno, pensi di stare alzare, invece vedi la voce va giù, sta scendendo. Sì. Se tu fai il contrario, cioè questo, tu stai pensando di abbassare, in realtà stai alzando la voce. Se io faccio
Ho la sensazione di andare giù, la voce sta salendo, quindi quell'angelo, quel, tu devi pensare a questa sensazione di salita di tutte le pronunce, capito? Le pronunce devono andare in alto. Ella mi furra vita, sta andando giù, ella mi furra vita, ma non sto girando, sto pronunciando in alto. Così si chiama, capito? Sì. Cioè, se tu metti a posto la pronuncia, qual è la differenza? Qual è il problema anche dei, ma non soltanto dei cantanti coreani, di molti cantanti stranieri. Le posizioni da, cioè hanno bellissime voci come la tua, però pronunciano male. Allora la voce poi sembra che non è che spingono, eccetera, eccetera. Ma no, allora se tu con la voce che c'hai te, come questo tenore coreano bravissimo che sta cantando, che ha cantato Werther dell'opera, sì. Sandro. Ha una voce bella come la tua, però lui ha studiato 8 anni in Italia, ha studiato con i maestri come me, cioè questi che insegnano le posizioni, e tu hai un'ottima preparazione tecnica, hai studiato benissimo la tecnica, la voce sta benissimo, devi imparare a cantare. Allora se canti bene, tu sei, la voce diventa italiana, cioè se tu fai questo, ella mi fa la vita, tu sei italiano. Se mi fai ella mi fa la vita, non va. Posizione. Ma qui non c'entra niente la tecnica, è come dirla. Schiuso era l'uscio e la magion deserta. Ok, bravo, bravo. Sì. Questa è, questa è. Un po' più lunga puoi farla. Sì. E la magion deserta. Senti la voce come sta più su. Della A in mezzo, ella mi furra, no, ella mi furra di fino al mi tenore. Passaggio tecnico difficile qui che questo è subito. Pericoloso, allora devi cercare non devi cercare questo, capito? Non devi salire, devi non devi spingere tra il re e il mi bemolle. Posizione la stessa posizione, sì. Non cercare il mi bemolle, sì, capito? Sì. È come se cantassi tutto il re, sì. Bemolle. Guarda se ti viene meglio. Nella mia di
abbiamo subito il problema di questa A di Parmi. Sì. Allora, cosa facciamo? Se uno non controlla, viene subito ad aprirla e ad abbassarla. Viene Parmi, non è che lo fai apposta, si tende a cantare così. Allora, tu devi pensare a fare un crescendo su una posizione ferma. Quindi non devi muovere niente, tu devi cercare una posizione tua, che la devi trovare alta, e poi cercare, come faceva Kraus, solo con la posizione del fiato. Ci ha arrivato la posizione. Esatto, cioè non pensare, perché poi dopo la paghi, perché la voce ti va giù e diventa tutto pesantissimo. Sì, invece devi pensare molto all'espressione, questa, quando stai qui, guarda, quasi verso la EA, e attacchi stando fermo, zero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pronuncia subito, che c'è ancora un po' di scivola, non sì, ti deve scivolare, sì, devi pronunciarla col fiato fermo e attacca su. Ormi vedere le lacrime. E la di lacrime, bene? Le lacrime mettere. Allora, attento, hai bisogno di nuovo di aprire un po' di più all'inizio. Sì. Oh, è piccolo. Ormi. Cercalo subito lì. Fermo il fiato. Parmi. Bravo, bravo. Cerchiamo meglio. Sì. Fermo lì dentro, non anticipare. Parmi. Vedere le lacrime scorrenti da quel ciglio. Quando... Non fare quel portamento perché ti porta la voce giù. Capito? Fai, apri la O, ma non sportare. Sì. Giglio, quando la porti in alto la O, non la portare in basso. Su Gualtier e chiamò senza corona. Dell'amor nostro amore. Prendilo semplice, non lo gonfiare. Sì. Dell'amor nostro amore. Pensa sempre a dove pronunciare quella E. Sì. Pronunciando e non spingendo, della nostra l'hai fatto un po' scivolare, della nostra memore, attaccalo subito, sì. Yeah.
portare tutte più su, sì. E poi cammina di più, eh? Sì. Le sfere agli angeli, no, le sfere agli angeli, per te, per illumina, sì. Tutte luminose queste, non, sì. Non le portare giù. E poi te, le sfere, no, le sfere, le sfere, gli angeli. Subito, guarda. E stringi. Espressive che ci siamo detti, puoi cantare benissimo, questo volta sei una voce meravigliosa. Mi piacerebbe studiare trovatore con te. Mi piacerebbe studiare trovatore, sì. Dovresti fare. Molto bene. Che opere hai studiato tutte intere? Quali opere hai studiato tutte? Adesso. Dall'inizio alla fine. Tutta l'opera, sì, quanto cosa hai studiato? 5 anni fa l'Elisire d'amore, poi la Traviata tutto, sì. Poi Tosca tutto, sì. Ma Tosca però un po' qualche pezzo non ho studiato. Sì. Poi adesso Rigoletto? Poi Rigoletto, poi la Boheme. Tutta? Sì, tutta. Tutta. Sì. Poi... Trovatore no? Trovatore ancora. Bene, dobbiamo studiare Trovatore. Sì. Allora. Allora, la cabaletta la sai? La cabaletta la sai? Sì, sì. Allora facciamo? Sì. Col taglio. Sì, taglio, poi cabaletta. Allora, tu finisci, allora io devo bere. Applaudi tutti, poi. Poi, aspetta. Sì. Poi, io ti faccio questo accordo. Sì. Thank you.
cantano loro, tu c'hai tempo di riposare. Questi suoi costumi, con il bel zerbino. Questo non c'è bisogno della sì, sì. Andiamo, poi la vedremo con calma. Poi il quartetto. Consolar, vieni, senti, vieni.
ti viene, se no ti diventa pesante. Senti, alta, alta. Senti le cari palpita, senti le cari palpita. Nostro gioco. Vieni, vieni. Gioco su apprezzo. Questa per favore. Vie. No, vie. Questa. Usa questa E, capito? Sì. Questa è molto più bella per le mezze voci. Per le sì. Va bene, ok. Poi c'hai l'ultimo interventino, quello che devi ricantare La donna immobile. Ah, l'ultimo. La donna immobile. La canzone. Quindi taglio come va? Da qui vai praticamente al finale, si va direttamente al finale. Cioè direttamente al finale? Qui si fa questo pezzetto qua, poi la donna immobile, questo lo tagliamo la seconda volta e andiamo direttamente, attacchiamo praticamente da qua e la uccidiamo. Poi tutti si risente la donna immobile alla fine. È amabile in vero, quel bravo lo attacchiamo da qua. Ah, da qua? Sì. Quindi finito questo che abbiamo fatto, attacchiamo da qua, subito. Attacchiamo da qua e poi tu canti la donna immobile alla fine. Sì. Ok? Grazie mille maestro.